Ciao, oggi facciamo la matriciana vera di Amatrice. Partiamo dall'ingrediente più importante, il guanciale di Amatrice. Questo guanciale è fatto ad Accumuli, accanto ad Amatrice, quindi questo è l'ingrediente base della nostra ricetta. Naturalmente abbiamo bisogno della pasta e naturalmente di un altro ingrediente molto importante, il pecorino di Amatrice. Poi del sale, del vino bianco. Fino al 1700 questa era la ricetta originale. Dopo il 1700 è arrivata la salsa di pomodoro e oggi si fa anche con lei. Ok, iniziamo allora. Togliamo la pelle. Devo fare il fettino? Ora si fa le fettine. Saliamo l'acqua e intanto accendiamo il fuoco nella nostra padella. Fuoco vivo. E mettiamo il guanciale al suo interno. Non ci hai messo niente, provi niente. Niente, solo guanciale. Mettiamo la mano. Ho già fatto. Senti il rumoretto del guanciale. Mi raccomando, ragazzi, seguite la lettera. Il marito romano, se faccio io la matriciana, uccido. Guarda. Il grasso piano piano sta diventando sempre più trasparente e riempirà la padella, per questo la necessità dell'olio non c'è. Ah, la fiamma è sempre alta ancora. Abbassiamo un po'. Facciamo continuare a rosolare il guanciale. Possiamo togliere qualcuno da mettere l'acqua dopo? Il guanciale perde il suo grasso e questo, diciamo, è la base importante del nostro piatto. Adesso, che è croccante fuori e ancora tenero dentro, si sfuma. Attenzione, si abbassa il fuoco con il vino bianco, una bella sfumata. Ora che la sfumata l'ha data, rialziamo il fuoco. Questa è la base anche della gricia, che è praticamente la matriciana senza pomodoro. Cioè la prima matriciana. La prima matriciana. Senza paura, bei pezzettoni. Che dici, scogliamo? Scogliamo, ancora al dente. Fuoco alto per la mantecatura. Prima ce la fai vedere, no? La pasta al dente, iniziamo a mantecare. Coloriamo tutto e iniziamo senza formaggio. Uno dei momenti più importanti, il pecorino. Quanto è buono.
ecco perché me lo sono sposata questo romano, eh? Che buona, cremosissima ragazzi, bravo amore mio, uno spettacolo. Ragazzi, non potete capire quanto è cremosa, quanto è buona. Metti sui piatti. Dai, fammi un bel piatto. Dove sta il piatto? Nell'armadio. Che meraviglia! Com'è? Muovedemo! E vabbè ragazzi, vi saluto e muovedemo com'è sta pasta. Io dico che è buona.